siamo col coach Linda Jalacci, coach del Lanciano, in uno scarto che forse non aspettava di subire questa sera qui a Campobasso, considerando che i due punti erano indispensabili per una posizione utile nella griglia dei playoff. Sì, purtroppo l'assenza di Mariani ci ha penalizzato a livello di razionalità. Ovviamente il Campobasso è un'ottima squadra che sicuramente merita la posizione che occupa e che sarà sicuramente protagonista durante i playoff. Diciamo che abbiamo un attimino perso la testa su qualche decisione arbitrale, non siamo riusciti più a rimanere compatti uniti, perché nel primo e nel secondo quarto avevamo fatto quello che avevamo preparato e avevamo anche fatto fare dei falli importanti a Sattardo, a qualche suo compagno. Purtroppo non siamo stati lucidi e razionali, abbiamo affrettato i tiri e quindi abbiamo concesso il fianco allo splendido gioco di difesa contro piede scarichi del... Infatti la Geotech ha giocato come solito fare, razionalizzando il proprio gioco. Razionalizzando, è un organico stupendo fatto di 10 elementi fantastici che sopperiscono anche la mancanza di Credentino. Nonostante fossimo privi di Credentino, infatti. Quindi sì. Grande merito al coach e a tutti i ragazzi che lo seguono. Complimenti, perché all'andata avevamo modo di vedere anche una bella squadra, la sua, sì, a Lanciano. Sì. Fu davvero una bella partita combattuta fino alla fine, risolta proprio negli ultimi minuti. Oggi speravamo almeno di continuare. Su quella specie, purtroppo le assenze pesanti, speriamo che non ci sia un infortunio grave per il nostro giovane Pasquini. Per Pasquini, che abbiamo visto purtroppo cadere malamente. Domenica prossima siete impegnati in casa, la lotta per i playoff mi auguro per voi che non sia compromessa. Dobbiamo stringere i denti, dobbiamo far tesoro di questa lezione, perché la lezione c'è stata, anche se deve, ci deve far riflettere, ci dobbiamo ricompattare e niente, ci aspetta il mattino, poi l'ultima a Salerno. Beh, noi abbiamo fatto precedere questo incontro da un incontro promozionale dei ragazzini, come già facemmo all'andata, perché questo sia sempre di buon auspicio per le leve del futuro di questo sport. Un'ottima iniziativa, spero che in futuro ce ne saranno altre. Siamo due società, noi soprattutto da alcuni anni curiamo il settore giovanile. Con una certa attività, e proprio il settore giovanile ci ha permesso di fare questo salto di qualità. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e continuare su questa strada. Comunque in bocca al lupo alla sua squadra per il proseguo del campionato, e che un posto utile nella griglia dei playoff sia proprio riservato a lei e ai suoi ragazzi. Grazie.